sensibile alla rullata del tuo piede, del tuo passo, e sono molto contenta perché ti proietti in avanti. Ad inizio gennaio le borse mondiali, precisamente il 16 gennaio 2020, hanno emesso un verdetto inequivocabile. Borse che anticipano di solito le tendenze del mercato: se le calzature da running con la piastra in carbonio fossero state abolite, il vincente sarebbe stato un marchio con la A che in effetti alla borsa di Tokyo guadagnò quel giorno circa l'8%. Poi sappiamo come andò a finire quella vicenda: si giunse a un compromesso che consentì di continuare l'innovazione nel mondo del running. Quel giorno si è aperto un mondo nuovo, al punto tale che secondo noi ASICS negli ultimi 12 mesi è il brand che ha innovato di più nel mondo del running. Prima le MetaRide, poi le GlideRide e infine le EvoRide, tutte queste scarpe hanno portato qualcosa che nel passato ASICS non era stato in grado di portare. Senza dimenticare le Nova Blast e le MetaRacer, delle quali molto probabilmente parleremo nei prossimi giorni. Le MetaRide nel 2018 sono state forse una stella cometa, sicuramente un po' pesanti, sicuramente un po' costose, ma comunque hanno aperto la strada a ASICS per qualcosa che nel mercato prima non esisteva. Delle GlideRide abbiamo già parlato con Marco di ASICS Frontrunner, oggi in collaborazione con ASICS parleremo delle EvoRide. Il marketing di ASICS parla di una scarpa con una rullata facilitata e di un atterraggio soffice, soprattutto per chi atterra di tallone e di mesopiede. Invece la scarpa si è mostrata più reattiva per chi appoggia di avampiede. Veniamo comunque alle spec: sono drop 5, 22 mm nel tallone, 17 mm nell'avampiede, nella versione femminile 1 mm in meno sia nel tallone sia nell'avampiede, 210 grammi per la versione femminile e 255 per quella maschile. Interessante notare che il design della versione femminile è diversa da quella maschile, cosa tipicamente di ASICS, anche in altri marchi lo fanno ovviamente, siamo comunque convinti che questo sia un super plus. ASICS utilizza una mescola Flight Foam Propel che secondo noi sia morbida sia reattiva e in effetti è raccomandata per podisti efficienti. A livello di tomaia è una scarpa con un mesh ingegnerizzato che consente a tutte le tipologie di piede di avere una sensazione di aderenza a contatto con il piede stesso. A livello di suola la scarpa, come la tradizione ASICS, ha molta gomma, nella parte posteriore una gomma più resistente, nella parte anteriore una gomma più morbida e nella parte centrale un contatto diretto con l'intersuola che consente una rullata più facilitata. Due parole sulla stabilità della scarpa stessa: sono rimasto davvero sorpreso in un fartlek di 30 km che la scarpa sia stata davvero stabile e quindi la raccomando per corse lunghe. Inoltre pure in pista le ho trovate particolarmente reattive, in un 800 metri veloce e 400 metri lenti, mi sono sembrate delle scarpe davvero adeguate per chi vuol fare qualità. Infine la linguetta è molto confortevole, se guardate troverete che la scarpa è stata prodotta nel novembre 2019, altra informazione davvero utile al podista amatore che quindi sarà sempre in grado di non farsi fregare dal negoziante e quindi di avere l'ultimo modello a disposizione. Come dicevo all'inizio, questa recensione è in collaborazione con ASICS, anche se io la scarpa l'ho comprata su Running Warehouse. Ho incontrato Giulia Sommi, maratoneta del CUS Pro Patria 2.47 in maratona, che ci racconta in maniera dettagliata come si è trovata con questa EvoRide. Ho scambiato quattro chiacchiere con lei, sentiamo cosa ci ha detto e poi torneremo qui per una considerazione finale. Ciao Giulia, tutto bene? Sì, tutto bene. Abbiamo appena recensito con Marco le GlideRide, cosa ne pensi di queste EvoRide? Allora, io sono molto contenta di queste EvoRide, che sono state per me una scoperta, perché sono la scarpa perfetta, la daily trainer perfetta per me, perché le uso sia per fare lavori di medi che fondi lenti, mi portano a correre con sempre una rullata comoda, sono confortevoli e soprattutto io sono molto debole nei tendini e nelle caviglie e loro la fasciano alla perfezione senza essere massicce come magari sono altri modelli di ASICS. E secondo te a chi sono adatte queste scarpe?
Sono adatti a runners di medio livello e avanzato per chi corre, secondo me, sotto i 5, i 4,30 o anche chi è più performante sui 4 al chilometro. E invece a che peso sono indirizzate? Per chi pesa sui 75 kg è peso inferiore, non di più, perché comunque sono scarpe, sono abbastanza leggere. E invece che ci stavi dicendo, per quali distanze le utilizzeresti? Io le utilizzerei per una maratona e anche le mezze maratone. Preferisco non usarle in pista perché sono abituata a usare scarpe un po' più leggere. Queste sono all'incirca sui 215 grammi per le donne e sui 200, 250 per gli uomini come peso. Però comunque ti portano a mantenere un passo, direi, veloce. A me portano a mantenere sui 4,10-4,15 quando voglio essere un po' più brillante, anche i 4. Sì, quindi dici per quali ritmi le utilizzeresti? Per ritmi, per medi e fondi lenti sui 4,15 al chilometro, sì. E invece Giulia, cosa ne pensi dell'Intersuola, questa nuova Intersuola Flight Foam? L'intersuola è sensibile alla rullata del tuo piede, del tuo passo e sono molto contenta perché ti proietti in avanti e quindi ti porta a fare sempre a seguirti nel tuo modo di correre. Io mi trovo molto bene. È più morbida o più reattiva? Cosa ne dici? Allora, io mi trovo sia reattiva che morbida. Credevo fosse più rigida, invece ho trovato entrambe queste caratteristiche. E invece a livello di battistrada e suola, cosa dici? Si riesce a correre in tutte le condizioni? Io mi trovo anche bene nello sterrato con le Evoride, mi sono trovata molto bene, ammortizzano bene, assolutamente. Beh, in effetti tra poco le proveremo assieme. Sì, infatti, assolutamente. Siccome già le stai usando da parecchio tempo, quanto pensi che sia la durata di questa scarpa? Ma secondo me ha una durata sui 600 km di dura, senza problemi. Invece sappiamo che ci sono molti aficionados di ASICS sul canale, consigli di utilizzare lo stesso numero o mezzo numero in più rispetto alle altre scarpe? Allora, io sono abituata a usare per ASICS il numero 39 e anche questo uso il 39. Quindi diresti stesso Stesso numero. numero. Quali pensi siano i punti di forza e debolezza di queste Evoride? Ma punti di debolezza non li ho trovati perché mi sono trovata proprio subito a mio agio dalla prima uscita di corsa, cosa che non mi è accaduta per altri modelli. Invece questi assolutamente è proprio la mia scarpa preferita da usare per qualsiasi tipo di allenamento, non in pista, ma per tutti gli altri tipi di allenamenti, sì. Quindi sono molto contenta, le consiglio assolutamente. E quindi il punto di forza principale è che è una scarpa eclettica. Sì, assolutamente. Multifunzionale. E invece Giulia, cosa ne pensi di questa nuova tovaglia? La tovaglia è molto fasciante e comoda. E secondo me anche da ragazza il modello Evoride secondo me è molto femminile. Non mi dispiace vederlo su anche per uscire e andare a fare la spesa, se devo dire la mia a livello femminile. Sì, in questo momento stai tenendo in mano la versione maschile, ma i piedi hai quella femminile, Sì. poi effettivamente nel video Sì. vedremo la versione femminile. E invece a livello di rotazione, ci potresti raccontare nella tua rotazione tipica, utilizzi questa scarpa per i lenti e per i medi, invece per le altre tipologie di allenamenti, che scarpe ASICS suggerisci? Allora, io sto aspettando con ansia di provare le MetaRide e adesso mi è arrivato da un mesetto il nuovo modello Nova Blast e lo sto utilizzando tantissimo per i lavori in pista, i lavori più veloci e sono molto contenta. E quindi diciamo a livello di rotazione, lento la faresti con? È lento con Evoride e lavori veloci con Nova Blast. Ultima domanda, cosa farai nei prossimi mesi, con questa Evoride? Nei prossimi video con Evoride spero di iniziare magari a settembre a preparare Valencia, la maratona di Valencia, se si farà. Va bene, grazie Giulia, ci vediamo presto. Grazie, ciao.
Dimenticavo di dirvi che io sono Massi, recensisco tecnologia di corsa. Se vi è piaciuta questa recensione, apprezzerei che vi iscriviate al canale per non perdervi le prossime informazioni sulle nuove tecnologie di corsa. Per ora è tutto, spero di vedervi al prossimo video. Mi raccomando, stay strong, ciao e alla prossima!